Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Giada e oggi vorrei provare insieme a voi dei prodotti che avete sicuramente già visto in giro in questi giorni e sono le matite di NYX. Allora, io ne ho comprate 6, così giusto per provare, e pensavo di fare diversi look, in particolare 4 oggi ne facciamo, solo con queste matite che io mi immagino per l'estate, addirittura per andare al mare o comunque quando si vuole viaggiare in città e si vuole comunque avere un tocco di colore per l'estate. Questo perché sono waterproof ed effettivamente non si muovono una volta che sono asciutte, infatti non vedo l'ora di provarle al mare. Una cosa che ho notato è che queste 3 sono matte, quindi opache, mentre queste 3 sono più lucidine e tendono ad essere molto simili tra di loro perché hanno molte iridescenze. Quindi ho deciso di giocare su queste 3 e utilizzare queste 3 eventualmente come punti luce. Volevo anche giocare sul fatto che queste 3 non hanno solo questi colori, ma hanno anche i colori che si formano se unite. Infatti ho visto che si mischiano davvero bene, quindi mischiando fucsia azzurro, semplicemente mettendone una sopra l'altra, vi viene fuori un bellissimo viola, e mischiando fucsia giallo vi viene fuori un bellissimo arancione. Quindi direi di fare 2 look con solo queste 2 matite. Sono look grafici, quindi rido perché ovviamente se sbaglio poi è un casino, bla bla bla, devono sbagliare. Ah, comunque sul web erano tutti disperati sul fatto che non capivano come, diciamo, temperarle o comunque farle uscire. Perché effettivamente sembrano di plastica, però si possono temperare. Lo facciamo subito perché ci serve una linea sottile. Sono strane. Vabbè, si temperano, ma è davvero strano l'effetto. Ok ragazzi, guardate, io per onestà vi faccio vedere il look che ho creato su Procreate. Questo qui è il primo. Oh, oh. Adesso vado a farlo. Ci provo. Allora, lo faccio... Ah no, sapete cosa? Un'altra cosa. Oggi andremo ad utilizzare lo scotch. Ok, allora... Va bene ragazzi, dai, è inutile procrastinare. Andiamo. Vado. Spero di rimanere nell'inquadratura. Ok. Vi dirò, è stato facile. Mi piace un sacco. Mi piace davvero un sacco. Ovviamente poi devo vederla, insomma, in ambientazione più normale, di una ring light sparata addosso. Però, amici miei, top. Poi vado a fare una righetta. E poi io volevo andare a completare con il fucsia. Madonna, io lo lascerei anche solo così. E vado tipo da leggermente sotto l'occhio. Togliamo lo scotch. Che dite? A me piace, sapete? Mi piace molto. E vi giuro, io non so quanto ci abbia messo, ma ci ho messo poco. Penso che sia rimasto un bel pezzo della mia base sullo scotch. Va bene, dai! Un'altra cosa che ho dimenticato di prendere è il mascara. Quindi magari adesso vado a prenderlo, che dite? Guardate, io vado anche un po' nell'angolo interno, qui, con un po' di rosa. Boh, così, giusto per riprendere il rosa all'esterno dell'occhio. Sono contenta. Adesso aspettiamo giusto un paio di minuti che si asciughi. Nel frattempo vado a mettere lo scotch anche dall'altra parte. Voi appunto se andate al mare, in viaggio, in una città calda, mettete un mascara waterproof. Io odio quando il mascara mi va sulle ciglia inferiori perché sono lunghe le mie e mi fa strano. Adesso aspettiamo un attimo che il mascara si asciughi e poi lo andiamo a togliere. Nel frattempo andiamo da questa parte. Allora, volevo utilizzare gli stessi colori per fare una riga di eyeliner, ma
Al centro uscirà il viola, che sarà poi l'unione dei due colori. Andiamo a farlo, che è più facile che spiegarlo. Iniziamo con il fucsia e andiamo all'esterno. Andiamo a prendere l'azzurro e andiamo invece proprio dall'interno dell'occhio fino a un terzo della palpebra. Adesso qui in mezzo bisognerà creare il viola. Come lo facciamo? Direi di mettere il fucsia, magari lasciamo asciugare giusto un minutino, nel frattempo sfrutto il tempo per andare a togliere il mascara di qua. Provo ad usare un cotton fioc di silicone. Ah, amici, non so se potete vedere, però guardate come se ne va via il mascara. Facciamo questa prova qui. Io mi preparo già un pennellino piccolino per andare a sfumare e vado sopra. No, si è asciugata troppo. Allora non dobbiamo farlo asciugare. Adesso che abbiamo messo l'azzurro, andiamo sopra con un po' di fucsia. Proviamo a sfumare un pochino così. Beh, più o meno circa è venuto, eh? Amici, io sono soddisfatta. Aspetto un pochino che si asciughi, poi metto il mascara e nel frattempo bevo un goccio d'acqua. Beh, che dire, amici, per essere la prima volta, diciamo, per questi look direi che le matite sono state facili da usare e i look mi piacciono un sacco. Adesso vado a fare qualche fotina, poi mi strucco purtroppo e proviamo a fare gli altri due look. Ok ragazzi, eccomi tornata, ho rifatto leggermente la base occhi, ho scaldato un pochino il gloss che avevo messo prima perché adesso andremo sui toni più caldi e l'ho fatto con questo rossettino shimmer di Essence che ho comprato un sacco di anni fa quando ero povera e non potevo permettermi altro. Va bene, direi di iniziare. Ah, secondo me sono venute fuori delle foto super carine e niente, andate a vedere su Instagram se le volete vedere. Allora, direi di... Va bene, proviamo con un look che dovrebbe essere più semplice. Allora, andiamo di fucsia. Andiamo col fucsia proprio su sotto l'occhio. Non nella rima interna, però sotto. E mi allungo anche fuori. Sempre passando da sotto, però. Quindi diciamo che io vado qui sotto e poi allungo. Andremo poi dopo magari con un po' di correttore, forse, non lo so. Comunque deve essere anche una roba che si vede, non deve essere super precisa perché utilizzando solo queste così qui e un po' di mascara rischiano anche di non vedersi. Ok, adesso vado a prendere il giallo cercando di non far asciugare troppo il fucsia e vado sopra il fucsia. Ok, io volevo che diventasse arancione, che sfumasse al fucsia, ma in realtà non... Direi che vado un attimo a ripassare il fucsia, perché poi voglio andare proprio nella rima interna con il giallo. La asciughiamo un attimo. Facciamo un attimo asciugare cercando di non stamparla sopra, anche se non penso che si stampi, però... Ok, ovviamente ho tutta la mano colorata e quindi mi si stanno stampando tutti i colori sulla maglia, ma non importa, la vita da artisti. Cerco di guardarvi più dritta possibile perché appunto voi siete su, quindi se vi guardo così non so se è carino tanto quanto da normale. Da sotto è fantastico. Mi piace, cioè mi piace anche questo. Questo qui me lo vedo proprio
in spiaggia. Che dite? Poi la cosa carina è che si sono colorate tutte le ciglia sotto. Non le farei nere, diciamo, col mascara. Va bene, passiamo al prossimo look. Andiamo a affilare le nostre armi. Ok, anche questo look prevedeva la creazione di un arancione. Spero che venga. Dai, proviamo a farlo subito. Volevo fare una mini riga qui. Arancione, proviamo a farla. Questa volta... No, dai, secondo me ci va prima il fucsia e poi il giallo. Solo perché il fucsia è molto forte. O magari prima il giallo, bello pieno, e poi il fucsia sopra, poco poco. Ok, proviamo col fucsia. Però prima abbiamo provato prima col fucsia. Andiamo col giallo, va. Sì, dai, mettiamo lo scotch. Andiamo con il giallo. Adesso col fucsia, non l'ho lasciato asciugare il giallo. Mettiamo un po' di fucsia. Ok. Dai. Andiamo con un pennello. Beh, dai, cioè, arancione è arancione. Poi, matita fucsia. Vado a fare una linea. Ok, spero che... Dai, è venuta. Quante volte dico ok quando sono concentrata? La porto anche sotto. Facciamo un punto luce. Oh no, c'è ancora un po' di azzurro. Spero che non diventi verde. Facciamo un punto luce all'interno dell'occhio. E niente, amici, questi qui erano i look, direi. Io sono piuttosto soddisfatta e sicuramente li rifarò. Sì. Mi piace un sacco anche questo abbinamento tra fucsia e giallo. Penso che sia davvero super estivo e illumini un sacco la faccia. Non lo so, top, mi piace davvero un sacco. Oh no, ma da quando è che ce l'ho stampato qua sotto? Vabbè, spero non da troppo. Va bene. Ovviamente voglio sapere qual è il vostro preferito. Penso che il mio sia questo qui. Mi piace un sacco, molto facile da fare. Illumina un sacco, proprio un tocco di colore super carino. Adoro. Le matite sono super promosse e le trovate, io le ho prese sul sito di NYX, però ci sono anche su Beauty Bay se volete comprare anche altre cose oltre a NYX. E hanno un prezzo medio, tipo su Beauty Bay ho visto che forse 8,50€, 9,50€, non lo so. Sul sito di NYX costano di meno, penso. Va bene, amici, vi ho già chiesto qual è il vostro preferito, sì, ok, va bene, ci tengo. E niente, grazie per essere stati qui con me e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio.